ripartiamo. Vai. 20 giugno 2022. Si riparte. Secondo giorno sulle Dolomiti, prosegue il giro e dal Passo Falzarego andiamo al Passo Valparola. Passo Valparola adesso. Guarda che spettacolo. Sono sempre sulla mia Bianchi Ultre XR4. Ah, che spettacolo, ragazzi. Guarda che roba. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Bello. Dove per cento?
10%. Guarda che bello, guarda che spettacolo. Mamma mia, bellissimo. Spettacolo, spettacolo! Sola parola, fatto. Tradizionale video selfie davanti al cartello che testimonia il fatto che ho raggiunto il passo Valparola, ovviamente. Anche onore alla mia bici, e qui gli dedico anche una bellissima foto con lo spettacolare panorama che c'è al passo Valparola. E non può mancare neanche un selfie di ricordo. Anzi, aspetta che tiriamo su. È vero che è caldo, ma comunque preferisco tirare su i manicotti, così non ho problemi di freddo alle braccia. Ciao! Andiamo domani in qualche Guarda che bello, ragazzi! È uno spettacolo, è uno spettacolo qua. A vedere un po' di panorama.
una foto alla bici con questo splendido panorama e un'ulteriore foto al panorama da un'altra prospettiva. E già che ci siamo, facciamo anche una video panoramica di 360 gradi con tutti i panorami che ci circondano. E come si fa a resistere alla tentazione anche di un video selfie con relativa panoramica? Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video di questo giro continuano, ciao, alla prossima!